ci troviamo a Sora, alla ciambelleria Tatangelo, per parlare di Sua Maestà la Ciambella. Siamo con Giuseppe e con Dante. La ciambella è un prodotto con una storia molto antica. La ciambella è un prodotto tipico di Sora, è un prodotto semplice composto da farina, sale, anice, acqua e lievito. Viene usato a tavola in sostituzione del pane e si sposa benissimo con qualsiasi elemento della tavola. Che cosa implica il procedimento? Perché so che è molto lungo. Sì, oltre ad essere lavorato, dove viene data la forma ciambella, viene immersa nell'acqua bollente e lasciata riposare per alcuni giorni. Viene cotta e viene distribuita nei vari punti vendita. Chi è di Sora sa dove trovare la ciambella, invece chi non è di qua magari puoi specificare dove può trovarla. Ci potete trovare oltre nel mercato, nelle varie distribuzioni, punti Deco e qui in piazza Giuseppe Garibaldi. Allora, parliamo delle origini della ciambella. Come è nata l'idea di creare la ciambella? La ciambella è nata dalla necessità di avere un prodotto che si poteva conservare più giorni, a differenza del pane. Sia dalle origini antichissime veniva usata per celebrare tipo nascite, eventi speciali, comunioni, e veniva regalata dalle fidanzate e fidanzati come un evento gioioso. Questa per esempio è una ciambella per festeggiare la Pasqua con le colombe che si baciano. Diciamo che per festeggiare un evento tipo la nascita di un maschietto veniva decorata con un fiocco. Nel caso in cui si trattava di una femminuccia veniva decorata con tutti i fiocchi. Oggi conosciamo la ciambella con il tipico sapore di anice, invece in passato non veniva utilizzato questo, ma che cosa? Veniva utilizzato il finocchietto. E perché questo? Perché non c'era la disponibilità di avere un anice, che è un prodotto più raffinato. Oggi siamo abituati a mangiare la ciambella con salumi e formaggi, prima però si mangiava con un po' quello che si trovava, giusto? Con tutto quello che la natura regalava a seconda della stagione. La ciambella nel 2011 ha ottenuto un importante riconoscimento, il riconoscimento Deco. Per voi deve essere una grande soddisfazione, anche perché molto spesso leghiamo il concetto di ciambella a Sora e Sora alla ciambella. Sì, è stata una bella soddisfazione da parte di noi produttori, che abbiamo mantenuto questa bella tradizione più che altro, perché ogni tradizione sta sparendo. Quindi la cosa era più bella mantenere gli stessi sapori, gli stessi gusti e portarla a un certo livello. Anche perché questa denominazione richiede che la ciambella risponda a determinati requisiti. Sì, perché tutti la fanno la ciambella. Anche a Sora, oppure Veroli, oppure l'altra città, che sono buone lo stesso. Però sono diverse, sono le strutture che cambiano. Quindi mantenere sempre una struttura che rimane nel tempo, perché dove la tradizione rimane un'arte poi, perché così la gente si riconosce, poi quando mangi una cosa dice questa è questa, capito? Ti voglio dire, quella di Sora, quella di Vera, perché ognuno ha la sua struttura. In questo caso si va proprio a identificare la ciambella di Sora, perché è riconosciuta in questo modo, perché c'ha il suo sapore, il suo mantenimento, c'ha la sua portata. Le sue caratteristiche inconfondibili. Quanto dura questa tradizione in famiglia? Quello che ricordo io, perché al principio non l'ho fatta io, lo facevo a mia suocera. Quindi la mamma della... cioè questo è un rapporto che viene sempre tramandato da padre e figlio. Padre e figlio, quindi non è che è così povera che la devi solo saper fare. È come a tutto pure, come la pizza, come il pane. Tutti fanno il pane, ma nessuno fa il pane. Pizza, sono 50.000 di pizze, ma la ciambella è la stessa cosa, anche se poi c'è acqua e farina e anice, punto. Però è la struttura, come si fa, che ognuno la fa in un certo modo che si riconosca. Io sono soddisfatto del mio lavoro, la soddisfazione di più perché i miei figli, sia lui che l'altro che ho, che fanno la stessa cosa, continuano a farlo, perché non si perda questa trasmissione.